Oggi tocca consegnare la preghiera del Signore, il Padre nostro. È la preghiera più bella che esiste, perché è quella che ci è stata insegnata dal Signore. Pregherete così. Come potete osservare nella preghiera, non c'è subito una preghiera di domanda per un bene nostro, ma si celebra la gloria del Signore. Ogni parola ha il suo senso. E il migliore commento al Padre nostro è quello che troviamo nella dottrina ufficiale della Chiesa, del Catechismo della Chiesa Cattolica, lì verso la fine, dove si parla della preghiera, c'è il commento al Padre nostro, ed è fatto così bene che basta leggere questo commento per penetrare nel senso della vera preghiera. Qui questa sera noi consegniamo il Padre nostro, perché noi possiamo recitarlo nel battesimo. Il Padre nostro si recita dopo il battesimo e nel rite post-battesimale, verso la fine, prima del congedo, perché già il battezzato è divenuto figlio di Dio e può chiamare Dio nostro Padre. Noi lo riceviamo il Padre nostro oggi. Già noi siamo tutti battezzati, ma dobbiamo ricordarci nella consegna del Padre nostro l'obbligo che abbiamo di pregare. Gesù nel Vangelo sempre raccomanda la preghiera. Lui stesso è modello di preghiera, pregava ogni giorno, pregava come ebreo perlomeno 3 volte al giorno, recitava come ebreo, come un buon ebreo, l'Hillel, il piccolo Hillel, cioè i salmi da 116, 17, 18, 19, e poi il grande Hillel, dove si dice: perché eterna è la tua misericordia, perché eterna è la tua misericordia. Gesù, oltre la preghiera di un buon ebreo, pregava sempre, di giorno e soprattutto di notte, la preghiera notturna. Passava le notti nella preghiera a Dio suo Padre. E abbiamo nel Vangelo tanti esempi di preghiera. Una preghiera bellissima di benedizione, quando esulta nello Spirito Santo, perché benedice il Padre che ha rivelato il mistero del Regno ai piccoli. E poi la grande preghiera prima di andare a morte nel Getsemani, e dice l'autore delle lettere agli ebrei che egli con forti grida e lacrime supplicava suo Padre e fu esaudita per la sua pietà. È una parola importante, la pietà nella preghiera. La preghiera deve essere pia, significa intrise di amore filiale, di rispetto filiale. Ho voluto trarre insegnamento da questo Padre nostro che viene consegnato, e tutti voi dovete trarre insegnamento per pregare. Il nostro gruppo è il gruppo di preghiera, e di preghiera carismatica, di preghiera nello spirito, preghiera di lode nello spirito.
non deve mai venir meno lo spirito di preghiera. Quando viene meno lo spirito di preghiera, viene meno la vita spirituale. C'è un legame intimo e profondo tra preghiera e vita. Tant'è vero che nei testi classici di spiritualità, i gradi di vita spirituale vengono contrassegnati dalla preghiera, e cioè dei gradi di orazione, viene detto. Perché dei gradi di orazione? Perché l'orazione denota il grado di vita. Dimmi come preghi e ti dirò chi sei. Perciò la preghiera è vitale per noi. Non facciamo qui una predica sulla preghiera, ma voglio trasmettere il senso della consegna del Padre Nostro e il segno della consegna che noi facciamo a tutti voi di pregare. Pregare, pregare sempre. E non intiepidiamoci. L'intiepidimento nella preghiera è il segno della tepidezza della vita. Pregare di giorno, pregare di notte, preghiera che non sono le preghiere. Spesso noi facciamo coincidere le preghiere, formule, con la preghiera. La preghiera è il respiro dell'anima, è il colloquio del figlio con il padre, e può essere anche muto, senza formule di preghiere. Tante volte le molte preghiere celano la mancanza di preghiera. La preghiera vera è quella interiore, l'intimo colloquio, l'incontro amoroso tra noi e Dio. Allora consegniamo senz'altro questo Padre Nostro, raccomandando di pregare e pregare bene, e di passare qualche momento della giornata in preghiera. Uno che è rinnovato nello spirito deve lasciarsi portare dallo spirito alla preghiera, perché il primo atto che fa lo spirito è metterci in preghiera. Se lo spirito non ci mette in preghiera, non ci metterà in nessun'altra azione, e le azioni nostre che facciamo non sono dello spirito, ma sono nostre. Se lo spirito è in attività dentro di noi, lo spirito ci mette in stato di preghiera. Si avvicinano gli eletti che devono ricevere la preghiera del Signore. Ascoltate adesso come il Signore insegnò a pregare i Suoi discepoli. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «Voi pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male». Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. E con il Padre nostro viene ripresa la frase del perdono. Perché Gesù, fra le tante così frasi che troviamo nel Padre nostro, riprende soltanto la frase del perdono? Perché è importante? Perché non si può pregare se non si è in uno stato di perdono.
di perdono che si chiede a Dio, ma soprattutto di perdono che si dà al prossimo. Ecco perché il Signore, tra le tante invocazioni di cui è composto il Padre Nostro, tra i tanti versetti, riprende il versetto del perdono. È un'annotazione importante che dobbiamo vivere, cioè si può pregare bene se si è in stato di perfetta riconciliazione con Dio e con il prossimo. Quando si è in armonia con Dio e con il prossimo, allora fluisce la preghiera. Quando non ci dovesse essere in armonia con il prossimo, quella preghiera è fallace, è un insulto fatto a Dio. Ecco perché tante nostre preghiere non sono ascoltate dal Signore, ecco perché quando l'anima non è in pace, quella preghiera non sale fino al tetto, ma resta terra terra. Se invece la preghiera è fatta con un cuore sincero, in armonia con Dio e con il prossimo, sale, penetra le nubi e scende dopo aver toccato il trono di Dio con la grazia che noi domandiamo. Preghiamo per i nostri eletti. Il Signore Dio nostro illumini i loro cuori e apra loro la porta della sua misericordia, perché mediante l'acqua del battesimo che noi tutti abbiamo ricevuto, se ne ravvivi il ricordo e siamo preparati a ricevere la grazia dell'effusione. E così incorporati in Cristo Gesù, mediante lo Spirito, possiamo vivere la vita filiale. Tutti un momento in preghiera. Dio onnipotente ed eterno, che rendi la tua Chiesa sempre feconda di nuovi figli, aumenta nei nostri eletti l'intelligenza della fede, perché nata a vita nuova siano accolti tra i tuoi figli di adozione per Cristo nostro Signore. Si avvicinano gli eletti, sono sia quelli che fanno seminari. Padre nostro, che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberanoi dal male, e non ci indurre in tentazione, ma che scaturisce dalla consegna del Padre Nostro, comporta la preghiera. Vediamo se siamo capaci di pregare. Bene, allora preghiamo. Preghiamo un momento. Ci rivolgiamo al Signore
come il nostro Padre. Padre del Cielo, ci rivolgiamo a Te, ci immergiamo nel Tuo Figlio, perché le preghiere che noi facciamo è le preghiere del Tuo Figlio. Fatti figli nel Figlio, noi ci presentiamo a Te, ed è lo Spirito del Tuo Figlio che alimenta la nostra preghiera. Padre Santo, ascolti i Tuoi figli. Rendici degni innanzitutto di piegare le ginocchia davanti a Te. Il Tuo Figlio Gesù ti pregava prostrato per terra. E così ci dava l'esempio. Però era Lui che sentiva il bisogno, nella sua umanità, di prostrarsi davanti a Te. E prostrandosi Lui, capo dell'umanità e capo dell'universo, prostrava tutti gli uomini e tutto l'universo ai Tuoi piedi. Insegnaci il rispetto filiale nella preghiera. Lode e gloria a Te, Signore. Padre del Cielo, noi t'amiamo ed esaltiamo il Tuo nome sulla terra. Che il Tuo regno venga nelle nostre lodi, che il Tuo popolo proclami il Tuo amor. Benedetto sei Tu, Signore, il Dio Santo di potente. Benedetto sei Tu, Signore, per sempre regnerà. Padre del Cielo, noi t'amiamo ed esaltiamo il Tuo nome sulla terra. Che il Tuo regno venga nelle nostre lodi, che il Tuo popolo proclami il Tuo amor. Benedetto sei Tu, Signore, il Dio Santo di potente. Benedetto sei Tu, Signore, per sempre regnerà. Lode a Te, o Signore, gloria al Tuo nome, santo il Tuo nome. O Gesù, Tu ogni volta
che pregavi, che ti appartavi, ti mettevi in comunione col Padre, parlavi col Padre, stavi in intimità col Padre. Questa sera ti chiediamo la stessa cosa, o Gesù, tu che sei in noi, lo Spirito preghi il Padre per noi. Fa, o Gesù, che possiamo stare in comunione, in intimità con il Padre in questo momento, e come te possiamo dare gloria al Padre. Come te, o Gesù, possiamo proclamare il Padre. Come te possiamo fare conoscere il Padre. Ti benedico, Gesù, e ti lodo. Vieni, o Spirito Santo, vieni, o Spirito Santo, scendi in questo momento su ognuno di noi, su ciascuno di noi, e portaci il Padre. Tu, Gesù, hai detto che chi mi ama, io verrò, io e il Padre. E noi questa sera ti chiamiamo, ti invochiamo. Invochiamo te, Gesù, e il Padre, perché possiate venire a cenare con noi questa sera, perché possiate stare con noi questa sera. Ti benedico, Padre, e ti lodo. Grazie, Signore. Spirito del Dio vivente, esci in noi la fede, pace, gioia, forza nella tua dolce presenza. Spirito del Dio vivente, cresci in noi la
Sì, Signore, ti voglio lodare, ti voglio benedire. La tua lode sempre sia sulla mia bocca. Non ti arresti mai il mio cuore di pensare a te. Non ti arresti mai la mia bocca di lodarti, di benedirti. Non stiano mai i miei ginocchi sempre fermi, ma si piegano davanti a te per adorarti, per ringraziarti, perché tu sei il mio Dio. Ecco, è un'esortazione che la sorella ha fatto a se stessa di impegnare la sua mente, i suoi occhi.
Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti, e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Il regno dei cieli è simile a un granello di senapa che deposto per terra cresce e diventa un alberello, piccolo per quanto sia, da quel piccolissimo seme esce un alberello tanto che gli uccelli del cielo possono anche poggiarsi sui rami. E la senapa, un granellino piccolissimo, il più piccolo dei semi, io ce n'ho un sacchetto, ma è proprio piccolissimo, una punta di spillo, non una capoccia, ma una punta di spillo. Eppure essendo così piccolo, Gesù la paragona alla piccola fede che noi abbiamo, produce un alberello, perché nel piccolo seme c'è la vita, così la vita cristiana. E Gesù disse ancora un'altra parabola e disse che il regno di Dio è simile appunto a questo seme gettato sulla terra che cresce di per sé, per la forza vitale che ha, sia che tu dorma, sia che tu vegli, quel seme farà la sua storia. Non dipende da te se tu vegli e stai a guardare o se tu dormi, stai a dormire, anche che tu dormi e non lo veda, quel seme cresce. Così avviene anche sotto i nostri occhi, sboccia nelle rose, non è che noi vediamo proprio il momento in cui sboccia la rosa, oppure vediamo i frutti nell'albero, noi non vediamo il momento in cui il frutto alliga dopo il fiore e non seguiamo il corso del suo ingrossamento, della sua maturazione, perché è insito proprio nel seme, nell'albero, la vita. Però può darsi che un alberello o una semente dopo un po' di tempo inaridisca, secca. Può darsi che un innesto sbocci e poi per tanti motivi non va avanti e si dissecca. Può anche darsi che un alberello comincia a crescere, poi viene il vento o viene un ragazzaccio, prende quel virgulto, lo piega e quel virgulto non può crescere. Ci sono tanti motivi per cui un alberello può anche non crescere. Alle volte può succedere che l'alberello abbia una vita rachitica per mancanza di umore. Non è innaffiato,
non è concimato, non è curato, è esposto a tutte le intemperie e non va avanti, soprattutto se l'alberello è molto delicato. Così è la nostra vita spirituale, è una pianta che cresce, cresce perché il buon Dio fa crescere, però anche noi dobbiamo avere cura della crescita di questa pianta, perché può rimanere rachitica, può anche non fiorire e non dare frutto. E allora corriamo il rischio di quello che dice Gesù nel Vangelo, la pianta che sarà trovata senza frutto sarà recisa e buttata nel fuoco. Tante e tante volte Gesù parla dell'albero senza frutto o che produce frutti cattivi. E allora noi, una volta che abbiamo ricevuto la grazia di Dio dentro di noi, una volta che nell'effusione abbiamo irrorato questa grazia, dobbiamo farla crescere. In questa crescita c'è l'opera di Dio, ma c'è anche l'opera nostra. E adesso noi vediamo la parte nostra, come si innesta in quella di Dio, perché cresca la nostra vita spirituale. Adesso cambiamo un po' immagine. Una volta che noi abbiamo assodato che la nostra vita spirituale è vita, è pianta, è albero, che deve crescere, fiorire da frutto, adesso prendiamo un'altra immagine per vedere come questa vita spirituale cresce nella comunità di rinnovamento. Cioè ambientiamo la nostra crescita nell'ambito, cioè, del rinnovamento. Noi vogliamo vederla come si può sviluppare in modo che possa essere veramente una vita. L'immagine pedagogica è quella della ruota. Avete visto la ruota di carretto, un carretto siciliano? Chi non ha visto un carretto siciliano? Credo che tutti abbiamo visto. O anche, se volete, prendete la ruota di un'automobile. Tutti avete visto auto, è chiaro. Allora prendiamo una ruota. Nella ruota cosa abbiamo? Il cerchione di gomma, mettiamo, o di ferro, se è un carretto siciliano. E sapete come facevano i nostri per fare un carretto a ruota? Qui vicino a noi, a Piazza Noce, c'era il carrettiere, io me lo ricordo, era amico mio, e lo vedevo per terra della brace, prendeva il cerchione di ferro, lo riscaldava, aumentava di volume, poi vi incastrava la ruota di legno con i raggi e con il ceppo. Quando era ben incastrata, allora versava acqua sul cerchione di ferro, il ferro si ristringeva e teneva salda. Se ne salta tutta la ruota. Era un'operazione che faceva di prima mattina e io mi dilettavo, quando ero ancora ragazzo, qui in collegio, a vedere questo operaio che faceva una ruota e il modo di farla. Adesso me la ricordo, questa ruota, però non tutti abbiamo questa esperienza. Ma prendiamo ancora la ruota del carretto o la ruota di un'automobile. Abbiamo il cerchione
abbiamo i raggi, abbiamo il ceppo e poi l'asse attorno a cui ruota appunto la ruota. Se non è messa bene col ceppo nell'asse, la ruota non può così camminare, non può ruotare. Così è la nostra vita comunitaria. Allora abbiamo l'immagine della ruota, il cerchione è la nostra vita che cammina, l'asse è Cristo. Adesso vediamo i raggi che si innestano nel ceppo, che mettiamo è la comunità, la vita della comunità. In questa ruota vi lavora Dio e vi lavora l'uomo. La nostra vita carismatica è una ruota. Mi diceva che l'asse è Cristo, che il cerchione è la nostra vita, i raggi sono uniti lì al ceppo e i raggi, quando sono ben uniti, facilitano alla ruota, anzi sostengono il cerchione, perché possa la ruota ben ruotare. Vediamo adesso di individuare un po' questi raggi che uniscono il cerchione al ceppo e all'asse. Incominciamo con il primo raggio e la preghiera. Ne abbiamo parlato poco fa. Mi sono un po' dilungato sulla preghiera, perché appunto è il primo raggio che sostiene la ruota. Da una parte si collega la nostra vita, dall'altra parte si collega a Cristo, ceppo e asse. Per cui la preghiera ci lega a Cristo, ci lega alla comunità e ci lega a Cristo. La preghiera come va fatta? C'è la preghiera comunitaria, ma c'è la preghiera personale. Vi raccomando, fratelli, sorelle, la preghiera. Non si deve raffreddare la preghiera. Quando si raffredda la preghiera personale, la preghiera comunitaria, claudicat, significa zoppica, o non è animata. La preghiera comunitaria, quella buona, si nutre di preghiere personali, non è fabbricata, prefabbricata, perché tante volte possiamo fabbricare delle belle preghiere, abbiamo dei modelli, per 20 anni abbiamo memorizzato. Per pregare, ma non è quella la preghiera. La preghiera la fa lo Spirito dentro di noi e suppone che noi siamo in sintonia con lo Spirito, e sia in sintonia con lo Spirito quanto preghiamo individualmente. Quanto deve durare la preghiera individuale? Sempre, dice Gesù. Bisogna pregare sempre, senza mai stancarsi. Ma guardate un po'. Gesù esige che siamo sempre in preghiera. E come facciamo allora? Non faremo nulla? No. Ce lo spiega San Paolo. Sia che mangiate, sia che beviate, sia che operate, qualunque cosa fate, fatelo in rendimento di grazia, cioè in unione con Dio. E allora la preghiera vera è l'unione con Dio. Però questa unione con Dio deve essere alimentata
interiormente. Ci vogliono i momenti di preghiera. Qualcuno potrebbe dire: io prego sempre, sono sempre davanti al Signore. Non è vero. Ci vogliono i momenti di preghiera. Come noi abbiamo tre pasti al giorno, poi ci sono quelle che mangiano sempre e non, non potendo mangiare altro hanno la, come si chiama questa? La, no, no, la giunca per masticare. Dovrebbe avere un po' tutta la giunca per masticare, sono dei ejaculatori. Comunque noi abbiamo tre pasti al giorno, gli anglosassoni ne hanno cinque. Ci sono quelli che ruminano sempre, non possono stare senza mangiare. Appena passano per la strada, vedono così un bar, un cannolo buono, vanno a mangiarlo. Passano oltre, vedono un altro bar, un caffè non farebbe male, un biscottino non farebbe male. Oppure sono in casa, vanno alla dispensa, prendono, mangiano, vanno nel frigorifero, vedono una cosa appetitosa, la mangiano. Il senso spirituale, questa è una buona cosa, trarre motivo di pregare sempre, però ognuno di noi deve avere dei momenti di preghiera, come ognuno di noi ha dei momenti di pasto. C'è il pranzo, c'è la cena, c'è la colazione. Gli ebrei pregavano tre volte al giorno, anche noi dobbiamo pregare. La preghiera individuale vuole almeno un momento al giorno da perdere per il Signore. Quello è un momento perduto, non è per noi, è di Lui ed è per Lui. Mettiamo un quarto d'ora. Un quarto d'ora cos'è? Niente in una giornata. Però quel quarto d'ora è prezioso. È del Signore, non è nostro. Dovete mettere in conto nella giornata, che sono 24 ore, sono 23 ore e tre quarti. Quel quarto non vi appartiene, è del Signore. Ma io non mi sento di pregare, perdelo. Ti metti in ginocchio, seduto, e lo perdi per il Signore. Non mi viene un buon pensiero, non mi viene niente, perderlo per il Signore e vedrai che il Signore si farà presente. Lo perdi il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno, ma se tu sei fedele alla preghiera, all'appuntamento, sarà il Signore a venire a te e intessere un colloquio con te. Perché il Signore che parla, come parla il Signore? Attraverso illuminazione, un buon pensiero, attraverso una locuzione interiore, attraverso una mozione. È Dio che parla, ti spinge. E se tu sei fedele alla preghiera, vedrai che il Signore ti parlerà. Se il Signore non ti parla, è segno che parlino altre dentro di te. C'è la voce della carne, la voce dei sensi, la voce della memoria, la voce dell'immaginazione. Tu ti perdi dietro l'immaginazione, dietro le sensazioni, dietro la memoria. E addio preghiera. Ma se tu ti sforzi di essere presente a te stesso, ascolterai la voce del Signore, coglierai in una parola della Scrittura che è davanti a te la luce di Dio, sentirai nel tuo cuore scoccare una parola di Dio, ferma da quella parola, e vedrai che quel quarto d'ora sarà riempito della luce del Signore, della parola del Signore, e ti alzerai così nutrito per tutta la giornata. Se sarai fedele alla preghiera, Dio sarà fedele a te e la tua vita progredirà.
Perché la preghiera comunitaria è scadente, tante volte bella ma prefabbricata? Perché la preghiera comunitaria non ha un'incisività nella vita spirituale della comunità? Perché la comunità non cresce nella preghiera, come nella preghiera, così anche nella vita? Perché quella preghiera non è il frutto della preghiera vera. Cioè, noi andiamo alla preghiera non preparati dalla preghiera personale. Dice lo Spirito Santo: figlio mio, vuoi andare a pregare? Preparati alla preghiera. Quando venite qui a pregare, dovete essere preparati alla preghiera. C'è una preparazione remota, che è la preghiera individuale, ma anche una preparazione prossima, che è il raccoglimento. Spesso succede che si viene qua, si parla, si chiacchiera, poi si stenta ad entrare in preghiera, oppure non si entra mai in preghiera, si vivacchia nella preghiera degli altri, si vivacchia partecipando a qualche canto, e così passano settimane, mesi e anni senza che noi cresciamo. La vita spirituale resta inaridita. Poche foglie, pochi fiori, pochi frutti. Un altro raggio: i sacramenti, la vita sacramentale, soprattutto due sacramenti, quello dell'acqua e quello del sangue, che rendono testimonianza. Tre sono quelle che rendono testimonianza, dice Giovanni: il fuoco, l'acqua e il sangue. L'acqua è il sacramento della confessione, il sangue è il sacramento dell'Eucaristia, il fuoco è la preghiera dello Spirito. La confessione è l'acqua. La confessione è un rinnovamento del battesimo, dell'acqua battesimale. La confessione è ben fatta. Qui dovremmo sostare molto, ma il tempo e la voce non me lo permettono, però mi raccomando, confessatevi spesso, confessatevi bene. Parlando con i nostri sacerdoti, essi dicono che le migliori confessioni sono quelle dei carismatici, forse perché quelle che sono molto lontani da Dio non si sanno neanche confessare. Però la nostra confessione non è quella che dovrebbe essere. Come ci si confessa? Ogni quanto tempo bisogna confessarsi? La faccia ve la lavate voi ogni giorno? Sì, la rinfrescate. Poi in genere, anche in inverno, perché poi d'estate le cose si fanno quasi giornalmente, il bagno, la doccia, la fate spesso. Come ripulite il corpo? Come ripulite le mani? È bene che noi ripuliamo anche l'anima attraverso la confessione. È vero che possiamo ripulire l'anima attraverso tanti mezzi di purificazione, ma il mezzo migliore è la confessione, perché nella confessione riceviamo la grazia sacramentale, la grazia di resistere al male e di progredire nel bene.
confessarsi bene, cioè lodare Dio, confessio laudis. È in questo che noi ci sappiamo confessare. Noi crediamo che la confessione sia un atto penitenziale. Sì, è un atto penitenziale, ma è un atto di gioia. È l'incontro della sposa con lo sposo, proprio nella confessione, nell'intimità, in cui la sposa confessa l'amore dello sposo, lo loda, lo benedice per quello che ha fatto durante la settimana, il mese, ricorda i punti più importanti degli incontri di amore con lui, delle grazie ricevute. Questa è la confessione. Confessio laudis, la confessione della lode, e poi la confessione della colpa. Signore, ti ringrazio perché ho fatto questo, 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 per grazia tua. Mi hai dato di compiere questo, quest'altro, quest'altra cosa. Però non ho compiuto bene questo. Non mi sono comportato bene con i miei figli, con mio marito. Non mi sono comportato bene con gli amici, oppure ho trasgredito un poco questo tuo precetto, ti chiedo di avere compassione di me e di lavarmi da questa mia colpa, perché ti posso lodare e benedire sempre e amarti di più. Questa è la confessione che noi facciamo al sacerdote, perché in cui presenta quello che è lo sposo divino di Gesù. Poi il sacerdote ci dà la soluzione, si compiace con noi del benefatto, ci esorta a chiedere perdono delle colpe commesse e dà degli indirizzi per camminare meglio. Quanta gioia dopo una bella confessione, anzi la confessione, cioè l'indizio che la confessione è ben fatta, è il frutto dello spirito, la gioia e la pace. Quando dovesse mancare la gioia e la pace, dopo la confessione, bisogna rivedere se noi abbiamo mancato in qualche cosa nel confessarci. Perché la confessione ben fatta produce pace e gioia. Quanto tempo bisogna confessarsi? Beh, scegliete voi, una volta l'anno, no? Almeno una volta l'anno, a Pasqua. Però noi possiamo confessarci anche una volta al mese, sarebbe meglio. Ma sarebbe ancora meglio confessarci ogni 15 giorni. Nel codice di diritto canonico viene raccomandata, il testo latino è decimo sesto quoque die, in latino per dire 15, dicono il sedicesimo giorno, cioè il numero che va oltre il 15. Decimo sesto quoque die, cioè ogni 15 giorni. Chi si vuole confessare, così meglio ed essere più sollecito nella propria purificazione, si può confessare più spesso ancora, ogni 8 giorni. Ma io vi raccomando, gli antichi si confessavano ogni 8 giorni, ma almeno ogni 15 giorni bisogna confessarsi, e confessarsi bene. E allora avete un grande vantaggio per la vostra crescita spirituale. Andiamo a un altro raggio che appartiene pure a questo, che è il sacramento della
l'Eucaristia, la vita sacramentale. Noi dovremmo frequentare l'Eucaristia ogni giorno, per cui il buon cristiano, nei limiti del possibile, dovrebbe frequentare l'Eucaristia ogni giorno. Quando non può per gli impegni di lavoro, allora celebrerà la messa a casa. Che significa celebrare la messa a casa? Vivere liturgicamente, ricordare cioè la liturgia del giorno, il Vangelo del giorno, in modo da essere in sintonia con la vita della Chiesa. Però quando potete fate la comunione, ma fatela bene. Sapete quanto pena mi fa oggi, per esempio? Abbiamo celebrato così il giovedì, abbiamo fatto la processione, poi alla fine della processione si è spezzata l'ostia in quattro e si è data a persone che non avevano ricevuto la comunione in chiesa. Queste persone che hanno ricevuto la comunione questa mattina stessa, queste quattro, 21, appena ricevuto la comunione, continuano a parlare, a chiacchierare, a lavare sedie, come se niente fosse. Questa è mancanza di fede pratica, di fede vera. Altri chiacchieravano, altri avevano ricevuto la comunione, sempre lasciavano con l'altro, come se, ma dove siamo? Un protestante una volta, che era in crisi, perché si voleva convertire al cattolicesimo, andò in chiesa e voi sapete che il protestante non crede nella presenza eucaristica. E diceva, se veramente i cattolici credono alla presenza eucaristica, voglio osservarle. Perché veramente può darsi che nell'Eucaristia non c'è soltanto la memoria, il ricordo dell'ultima cena, ma in realtà ci sia Gesù. E si mise di nascosto a osservare i fedeli che facevano la comunione. Fuggì dalla chiesa, scandalizzato, se non ci credono neanche loro, non ci crede io, perché si accorgeva che ci si accostava alla comunione con poca devozione, senza fede. Non dico che questo è un fatto generale, ma ci sono tante che dimostrano di non avere fede. E questo succede in mezzo a noi. Quanti di noi non si accostano bene all'Eucaristia? Questo esteriormente, senza poi pensare alle disposizioni interiori. Ci sono persone che pretendono di fare la comunione quando non hanno le disposizioni interiori. Ci sono persone che sono in disaccordo, in astio, qualche volta in odio, e fanno la comunione. Non ci si può accostare alla comunione se non si è in armonia col prossimo. Se tu davanti all'altare ti ricordi che tuo fratello ce l'ha con te, lascia l'offerta, ma prima riconciliarti con tuo fratello, poi vieni e offre. Per cui ci vuole questa comunione, quel segno della pace che noi ci diamo, è il segno della verifica, la verifica che siamo in comunione tutti noi che lì a messa
stiamo per ricevere il corpo del Signore, e la verifica. Datevi il segno della pace, cioè manifestate che siete in pace gli uni con gli altri. Perché chi non è in pace e non può manifestare questa pace, perché ce l'ha con qualcuno, non deve accostarsi a Gesù. Senza dire che ci sono di quelli quali pretendono di comunicarsi, però non essendo in regola con i comandamenti di Dio, sono in peccato e pretendono di comunicarsi. Ecco perché la comunione va fatta bene, perché la comunione può essere o un cibo che ci nutre e diventa miele, può essere fiele che uccide. Diceva Paolo ai Corinti, per questo ci sono in mezzo a voi tanti morti e tanti infermi, perché abusate dell'Eucaristia. O può essere sale, ricordatevi, l'Eucaristia può essere o miele, pane e miele, può essere fiele, può essere sale, tante volte è sale. Che cosa fa il sale? Il sale sterilizza, caustica, brucia. Tante persone si accostano all'Eucaristia senza le dovute disposizioni, e allora l'Eucaristia ricevuta abitualmente senza le dovute disposizioni produce la infecondità spirituale, la sterilità spirituale. Queste persone sono diventate sterili, di una sterilità che impedisce di fruttificare. E allora vengono gli altri e dicono: e sparto, fa comunione ogni giorno, e sparra sempre, sparrettiere, è sempre così, sempre così, e sparto, fa comunione ogni giorno. Che cosa è successo? La sterilità spirituale. Si mangia Eucaristia e si resta così come si era. Non si fanno frutti, perché la terra non produce più. È come la terra su cui è stato sparso il sale. Attenti al sale, che sterilizza. Attenti alle comunioni fatte per abitudine, senza la carità interiore, senza preparazione, senza devozione. Perché l'Eucaristia è un cibo vitale, produce o vita, o morte, o sterilità. Io dovevo parlare meno, e sono 18:30, abbiamo fatto 2 raggi, ce ne mancano 4, però ci fermiamo. Ormai. Gli altri raggi sono nel libro rosso, sono la direzione spirituale, manco a parlarne. La direzione spirituale è una cosa seria. Ognuno di noi deve avere il padre spirituale. Bisogna averlo, bisogna vedere come fare la direzione spirituale. Il padre spirituale deve sapere tutto della persona, dall'A alla Z. Deve vedere le disposizioni interiori, pensieri, sentimenti,
la vita, come conduce la vita, la giornata, come usa il telefono, come usa il tempo, come usa il denaro, perché si possa dare una regola di vita, un indirizzo. È difficile trovare un padre spirituale perché i sacerdoti non si impegnano in questo. Sapete che a Roma, dove ci sono più di 2000 sacerdoti, è difficile trovare un padre spirituale, perché tutti sono impegnati. Però è difficile anche trovare una persona che si lascia guidare, perché ognuno crede di potersi guidare da sé. Diceva Santa Teresa d'Avila che la maggior parte delle persone cristiane non arrivano alla perfezione per mancanza di direzione spirituale. Comunque ne parleremo qualche volta. Poi, lo studio della parola di Dio, la Bibbia, è il cibo quotidiano. Quanti di voi avete la Bibbia qui? Voglio vedere. Chi ha la Bibbia? No, no, qui, qui. Ecco la cattiva abitudine. Prima si veniva qui, tutti con la Bibbia in mano, poi col libro dei canti e col taccuino, penna, carta e calamaio. Ora non c'è né penna né carta né calamaio, non c'è libro di canti, non c'è anche Bibbia. Dovete abituarvi a portare la Bibbia. Si cammina sempre a braccio con la Bibbia. Comunque la parola di Dio, lo studio della parola di Dio. Poi, io ci vedo poco qua, abbiamo il servizio e la vita comunitaria, le riunioni comunitarie. Non disertare le riunioni. Capitolo 2 degli Atti, erano assidui all'insegnamento degli apostoli, alle preghiere, alla frazione del pane e all'unione fraterna. Già ai tempi, così diciamo verso gli ultimi del primo secolo, tanti disertavano la preghiera, ci dice l'autore della lettera agli Ebrei. Non disertiamo le riunioni, perché la vita comunitaria è necessaria per noi. Poi il servizio vicendevole, sottomissione reciproca, servirci gli uni gli altri e riconoscerci come membri dell'unica comunità, servendoci gli uni gli altri con amore. Questi sono i sei raggi che legano la ruota, fanno sì che il cerchione unito al ceppo e all'asse possa ruotare bene e portare avanti la nostra esistenza cristiana. Amen.